Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutte, buon pomeriggio, anzi come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi e chiacchieriamo di tutto e di più. Allora, se sentite rumori non sono mai la televisione, mi trovate qua in camera perché sono venuta venire qua a parlare in camera e niente, quindi nulla. Mi ha appena mangiato un cioccolato, che potete vedere, è questo qui, aspettate, ve lo giro. E questo, cioccolato buono buono, tra l'altro, adoro. E niente, quindi... Allora, che dire? Tanto mi sistemano un po' la camera perché... Oggi sono stata in giro tutta la mattina, come potete ben vedere. E quindi non ho potuto fare molto ordine in camera mia. A parte che vedete tutto il letto disfatto, ma è perché veramente non ho avuto tempo di fare niente, cioè ho solo potuto lavare i piatti, ma il resto è andato a farsi benedire, vabbè, ci può stare lì. Quindi niente ragazze, poi tra l'altro non so se ve l'ho detto in altri video, non mi ripeto qua, sto bene, ma sapete bene che sono sempre in quel periodo lì. Finché sono in quel periodo lì non posso non posso fare altro, cioè nel senso non posso fare altro, è brutto da dire, cioè vorrei fare un bel bagno ghiacciato al mare, ma ti metterei morta assiderata anche, no? Però ho in mente di fare tanti video di ginnastica, non so neanche se YouTube me li accetta, io ci provo ma non è detto. Però ho anche in mente di fare dei video dove faccio un po' di squat, no, perché non li so fare. Squat, come si chiamano quelli video che fai tipo sì, ci siamo capiti, come la fa la Saidori. La Saidori, Silvia Saidori fa di quei video bellissimi, tipo videoblog con video di ginnastica. Oddio mio, che razza di rumore strano. Vabbè. Perché c'è la televisione troppo alta, capite bene? C'è la televisione troppo alta e vabbè, niente. Quindi ragazze mie, dovrò mettere per forza la musica perché con questa televisione troppo alta non si capisce nulla. Anche se ho chiuso la porta, cioè se ho chiuso la porta del... Vedete che ho chiuso la porta di là? Sì, di là ho chiuso la porta, però niente. Praticamente... si sente lo stesso tutti i rumori di questa televisione, vabbè. E niente, quindi che dire. Stanotte ho dormito piuttosto bene. Sì, vi metto qua. Ogni volta mi dimentico di mettere la telecamera, non di così, ma dalla mia parte. Boh, vabbè, comunque niente. Allora, adesso vi metto qua, perché con la luce forse si vede meglio. Se apro la tenda si vede ancora meglio. Vabbè, lasciamo perdere il vicinato. Intanto mi siedo di qua. E niente. Allora, ragazze mie, che vi raccontate un po' di bello? Io nulla. A parte il fatto che tra un po' devo prendere appuntamento da qualche dietista, oppure farmela io direttamente, farò un macello perché mi farò malissimo. Ma in qualche modo mi dovrò depilare per il mio compleanno, perché non posso mica stare così. Come si può dire? Non vi dico quanti anni ho, ma immaginatelo, perché l'ho detto già in un sacco di video quanti anni ho. E quindi potete anche capire quanti anni ho. Già. Sono dell'88 e sono nata in questo mese, quindi capitemi bene quanti anni ho. Già, sono nata in questo mese, non vi dico il numero, chi vuole lo capisce. Però sono nata in ottobre e vabbè, e intorno al 20 di ottobre sono nata, chi vuole capire lo capisce. Non voglio fare l'antipatica, però non mi piace dire troppe informazioni su YouTube, quindi vabbè, niente.
Allora, stamattina sono stata un po' in giro per il porto di Palau e poi niente, sono voluta per forza tornare, anzi, sono dovuta tornare a casa perché avevo un macello in cucina e in sala. Mi sono fatta un po' il pranzo, ovvero ho preparato il mio pranzo, cioè mi sono fatta un po' di melone, ho mangiato un po', ho mangiucchiato un po' di melone col prosciutto. Un pezzo di pane, tanti pezzi di pane perché il pane è la mia vita per me, nel senso se non c'ho il pane, ragazze mie, sono fregata. Aspettate, guarda, sta registrando? Si sta registrando, ok. Allora, e quindi dicevo, se non mangio pane mi viene mal di stomaco, quindi ho dovuto per forza mangiare pane, 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 e poi nulla, ragazze. Che vi sto a dire? Perché questa televisione, voi non lo sapete, ma mi sta distraendo un casino. Ah sì, quando mangio pane non mi viene mal di stomaco, mangio pane a volontà, insieme al prosciutto, al prosciutto sì, e al melone sto benone. Poi mi ho fatto un bel caffèuccio, come fa Barbara D'Urso, un bel caffèuccio, e poi ovviamente mi sono gustata un po' dei vostri video. Dopo continuerò a guardare i vostri video, ma adesso preferisco dedicarmi a scrivermi delle cose sull'agenda. Vi faccio vedere anche questa agenda dov'è, perché non so dove l'ho messa. Ah, ok. Eccola qua. Questa è la mia bella agendina che mi devo segnare le cose che mi sto ricordando ultimamente di dover fare. Questa agenda si intitola, anzi si chiama Oggi pianifico le mie idee. Vabbè, questo non lo so che nome è. Marina Pizzo, mai sentita in vita mia. Web, social media, marketing dovrebbe essere, aspettate un secondo. Sì, web, social media, marketing. Ok, sì, questa qua, comunque niente. Non c'entra niente con quello che sto dicendo io, comunque, per farvi leggere tutto ciò che c'è, vedete? Oggi pianifico le mie idee. Nulla. Ovviamente è vuota perché è vuota questa agenda, mi è stata regalata, non faccio nomi per privacy, però questa è la mia. Tra l'altro qua c'è anche questo cosino qui per segnare fino a dove sono arrivata, quando scriverò, se scriverò, ma dovrò scrivere. Dovrò scrivere per forza qualcosa, mi serve di scrivere qualcosa delle mie giornate che mi organizzo e niente, questo è quanto. Poi ragazze mie, intanto qua c'è il mio Kinder Bueno che tra un po' me lo mangio, non subito, tra poco neanche. Comunque niente. Quindi ragazze mie, il letto non me lo faccio perché sono stanca, non c'ho voglia, ragazze. Sarò pigra, ma boh, non lo so se me la sento. Non ne ho idea. Boh, vabbè. E quindi, ragazzi miei, tutto sommato, sto cominciando a farmi tante cose, ad aggiornare in continuazione i miei social network. Sì, lo so che vedete dei capelli sparpagliati e strani, ma sono sempre con la coda, mi stanca tantissimo, poi mi fa anche male la testa, tanto tenere i capelli troppo legati. Quindi oggi pomeriggio ho deciso di fare una capigliatura un po' strampalata, un po' mezza scappata di casa, e vabbè, ci sta. Quindi niente, ragazze, sta il fatto che ho voglia di fare tanti video. Allora, l'agenda non l'ho fatta, non l'ho presa solo per YouTube, non l'ho presa, me ne è stata regalata, non solo per YouTube, ma anche perché devo sognare come mi organizzo le giornate, soprattutto i miei pensieri, i miei stati d'animo, tutte le cose che mi riguardano, la mia salute e non solo, anche quando devo prendere determinate cose, cioè nel senso se mi sento male prendo qualche medicinale, ricordarmi che non lo prendo e così via. Quindi sono tante le cose da organizzare, anche per esempio voglio farmi una pedicure, me la faccio, una maschera viso, me la faccio, tutte le cose che mi devo organizzare è bene che me le segno, perché altrimenti sono una sfarvolata, me le dimentico. Quindi
per non dimenticarmi nulla, mi voglio organizzare al massimo ogni cosa che dico o che faccio, ovviamente, come giusto che sia. Quindi, via, dopo vado a segnarmele e poi vi faccio sapere se ho scritto almeno qualcosa. Nell'altra agenda c'è già scritto di tutto e di più, è mezza piena, però quest'altra è nuova e la voglio aggiornare. Mezza piena significa quella agenda che vi ho fatto vedere mesi fa. Significa che quasi non è proprio finita del tutto, ma finita del tutto, però voglio di prendere una nuova, non è uno spreco, però si dà il fatto che ho voglia di cambiare agenda. Vabbè, niente, non mi giudicate, però è così, ragazze, c'ho voglia di cambiare agenda, tanto perché per avere più spazio, insomma, dai. Non come se fosse un telefono, perché non c'entra niente, però per dirvi a voi che mi interessa cambiare agenda, punto lì. Niente, ragazze, io non so per quanto ho parlato, aspettate un secondo, per 10 minuti o qualche cosa, boh, vabbè. Quindi non lo so, boh. Nel frattempo io decido di mettervi da qualche parte, ma non so neanche io dove. Aspettate un secondino qui, perché non voglio far cadere certe cosine. No, perché qui non ci sta una mazza. Aspettate che vi sto mettendo storte. Allora, questo lo metto di qua. Allora, intanto qua mi sposto tutto. Non lo so manco io dove mettere questa roba qua. Mettilo di qua, perché di lì non ci sta altrimenti. Allora, aspettate un attimo che vi poggio. Ok, ci state? Sì, spero di sì. Che non caschiate. Ok, che non cadete, non si già caschiate, vabbè. Comunque, oggi non so parlare, già ve lo dico. Ok. Intanto sto scrivendo qualcosa che non so neanche io cosa cavolo scrivermi, quindi boh, non ne ho idea. Questa com'è? Non lo so. Questa com'è? Questa penna scrive? Spero di sì. Speriamo che scriva qualcosa. Vedete, come vi dicevo, questa agenda è vuota, molto vuota, tutte pagine pulite. Allora, intanto qua cominciamo a già. Sto già scrivendo qualcosa. Allora, cosa che ho fatto ieri o avanti ieri, non mi ricordo. Cos'è oggi? Oggi è già 15 e non ho scritto le cose che ho fatto la settimana scorsa o addirittura oggi. Poi vabbè, scriverò direttamente, che ne so. Ops, questa sta cadendo, meglio che la metto in modo che non cade. Allora, mi avvicino. Mi sa che non mi vedete voi, aspettate un secondo che vi metto meglio. Ok, così forse mi vedete. Dunque. Allora. No, un attimo solo. Scusate ragazze, scusate un attimo. Allora, siccome questa penna non scrive una mazza,
sto provando poi un'altra. Allora, qualcos'altro. Non scrive comunque, andiamo bene. Mi tocca prendere per forza una penna che ho nel mio astuccio, non so dove ce l'ho. Cioè questa, non scrive una mazza, vediamo. Ok, finalmente forse ho dovuto fare di più. Cioè, ho dovuto prima chiuderla per riaprirla, vabbè. Allora, manicure, pedicure, poi vabbè, altre cose che non c'entrano niente, però le ho scritte lo stesso. Ho scritto Macedonia, perché se voglio farmi della Macedonia è importante. Bere acqua, voi direte, ma che cavolo ti scrivi? Scrivo le cavolate che mi servono a me per indurmi a bere di più acqua, a fare più cose che non faccio sempre normalmente durante le mie attività quotidiane. Tipo, bere acqua ne bevo poca e non va bene. Poi, fare ginnastica, prendere e fare ginnastica, cosa che non la faccio quasi mai, cioè la faccio solo quando mi va a me, quando me la sento io che mi fa male qualche cosa, o tipo se non prendo un medicinale antidolorifico, cosa che è sbagliata, perché si può fare benissimo attività sportiva, anche fatta da sé in casa, basta guardare un tutorial su YouTube, ma io col cavolo li guardo, quindi ai 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 ai, e mi duole, tutto mi devo sempre lamentare, vabbè. Si sa che non sono perfetta, nessuno è perfetto, nessuno è nato perfetto, ho imparato, però nessuno è nato, dicevo appunto, nessuno è nato perfetto, ho imparato, o è nato nessuno imparato, però bisogna sempre per forza fare così, cercare di autogestirsi e autodisciplinarsi, che non è facile, però bisogna farlo. Poi non mi ricordo. Mannaggia, a me non mi ricordo cosa stavo scrivendo adesso. Ah sì, prendere la ginnastica, poi e vabbè, il resto arriverà dopo, perché non mi ricordo più. Ah sì, ecco, leggere qualche libro, che non guasta anche quello, qualche libro. Acculturarsi, voglio dire, capite? Acculturarsi. Ecco qua. Vabbè, che io non sono al massimo della mi resta dire, perché io non leggo molto. Mia nonna è quella che legge, mi fa più scarpe a cappello quando legge, se le divora i libri. Io non sono tanta, forse quando ero adolescente leggevo di più, adesso me ne strafrego e non va bene, lo so. E niente, altra cosa posso fare? Fare qualche passeggiata in più, che non guasta, ma quella la faccio sempre, però la tengo a fare passeggiate. Passeggiate. E va bene. Qualcosa l'ho scritta, però ci può andare, da altro non mi ricordo più. Dovrei guardare la lista di quello che ho scritto avanti ieri, ma boh, vabbè. Pedicure, manicure e via discorrendo, non sto qua adesso a guardare. Comunque qualcosa l'ho scritta, dovrei essere va benissimo così. Aspettate che vi faccio vedere un po' cosa ho scritto, ragazzi miei. Ops, mi stavo facendo vedere altre cose che non mi riguardano. Vabbè, il letto, pissone. Vedete cosa ho scritto? Allora, manicure, pedicure, Macedonia,
sarebbe quella, cioè, la frutta, mangiare della frutta fatta a macedonia per non farla andare a male, se qualcosa va a male, cioè nel senso se qualcosa sta per andare a male, farsi della buona macedonia frutta, bere tanta acqua che non guasta mica, prendere e fare della buona ginnastica, vabbè, leggiamo come ho scritto che mi dia, prendere e fare ginnastica, ok? Poi ci siete, spero di sì, che non siete andate via. O andate via, leggere qualche libro. Ok, top. Poi fare qualche passeggiata all'aria aperta. E vabbè, e il resto me lo dovrei andare a leggere quello che ho scritto, perché non mi ricordo una mazza, però vabbè, ci siamo capiti tutto sommato. Tutto lì sta il fatto di essere più automotivate, più sprinte, più di avere voglia di fare più cose, capito? Ecco, questo qua. Ora chiudo e siamo a posto. Nulla ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Dove allora vi ho appoggiato perché non so bene come mettervi, se no. E niente, in quest'altro quadernino ci scrivo non solo qua di YouTube, ma anche in questo. C'è un altro qua in un'altra agenda che non sto a tirare fuori, se no ne scende via tutta la libreria, i libri o quello che è. E qua ovviamente ci metto tutte le cose che devo fare, che penso, i miei stati d'animo, anche quando sono triste, i miei pensieri, tutto quello che mi viene io butto qua giù. E come organizzare tutti i miei pensieri, anche quando mi viene una cosa da fare che non devo fare, la scrivo qui, così mi sfogo e non la faccio. Se viene qualche festina da fare, cioè, come si dice in gergo giovanile, qualche da fare, non la faccio, perché la scrivo qui, poi la cancello e mi ricordo che l'ho scritta qui, però ho detto devo fare questa cavolata, non conviene farla e non la faccio, punto, perché se faccio una cavolata me ne pento, tipo voglio comprare una cosa e forse una cosa che non mi serve, non la faccio perché so che ce l'ho già. Anche questo mi serve autospronarmi e autodisciplinarmi che certe cose non vanno fatte, perché se le cavate le facciamo poi ce ne possiamo pentire e a ogni cosa c'è una cosa, cioè come si può dire, scusate, a ogni azione aiuta, non ci facevo dirlo, a prendere, a parlare, a dire cosa devo dire, cioè a ogni azione c'è una conseguenza, ecco, oh, buonanotte, non ci riuscivo. Comunque. Ah, ci siamo capite, mi sono spiegata. Non riuscivo a dire la cosa più, cioè a specificare cosa dovevo dire. Comunque, ad ogni azione c'è una conseguenza. Comunque, sì, ragazze, la verità, bisogna sempre stare lì a capire quello che è sbagliato e quello che non è sbagliato. Perché mia mamma me lo dice sempre: guarda, se sempre quella cavolata lì, poi te ne penti, o te ne faccio pentire io. Giusto, hai ragione. E un bacio a mia nonna se vedrà questo video, ma non credo perché lei no, non è che non gli interessa. Se io faccio vedere io perché me lo chiede, se no non credo che sia molto interessata a vedere i video miei. Forse lei preferisce guardare anche i vostri video, non ne ho idea. Comunque ogni tanto vi guarda anche a voi perché vi faccio vedere io a voi i vostri video. E niente ragazze, a proposito, un saluto da lei che vi saluta sempre perché vede i vostri video dalla mia parte, nel senso che quando mi vede col telefono in mano dice che stai guardando di bello e per qualche mezz'ora, mezz'oretta, qualche 2 ore, non lo so, qualche minuto in più si distrae per vedere i vostri video. E niente ragazze, questo era tutto, se questo video vi è piaciuto mettete un like di supporto, un commentino e niente. Io vi faccio vedere il mio outfit perché non l'avete ancora visto. Eccolo qua, il mio outfit. Perdonate ancora il disordine. E questo è il mio outfit della settimana. Che ancora. Cioè, nel senso. Non è che non ho cambiato. Ho cambiato in due fasi, solo che adesso sono col ciclo. E mi devo ricambiare di nuovo, però per adesso non ci penso a cambiarmi. Perché ho già fatto 2 cambi ieri e avanti ieri, nel senso mi ho fatto la doccia ieri e avanti ieri. Però ero molto stanca e distrutta, ero assonnata,
poca voglia di fare niente, quindi mi sono poi lasciata andare, ma anche i capelli troppo li lavo perché fanno veramente, non vi dico cosa, non voglio dire, non voglio essere volgare, però sta lì il fatto che fanno veramente gne gne, che tra, fanno schifo, cioè, non lo voglio dire, ma ormai l'ho detto. Questo è quanto. Quindi queste sono le mie Ops, le mie Nike, vedete che sono le mie Nike, ecco qua Nike. E questo è il mio outfit bellissimo che adoro, con questa maglia bella 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 bella, vedete, capelli che vabbè, lasciamo il tempo che trovano e nulla. Bene ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi supportato, ma soprattutto sopportato, e noi ci si vede alla prossima, ciao. Like, mettete la campanella e seguitemi in ogni mio video che faccio. Ciao.